fondamentale, lo vediamo oramai da 30 anni anche nelle scuole dopo il terremoto dell'Irpinia. Però il discorso è sempre lo stesso, i fondi. Ma guardi, i fondi sono importanti perché negare che non lo siano sarebbe quasi oltraggioso. Però a volte sono anche, non me ne vogliate, un alibi, perché qui ci sono due ordini di problemi. C'è un problema, come ricordava anche prima il sindaco e chi mi ha preceduto, un problema di messa in sicurezza del territorio e quindi quella che noi chiamiamo la prevenzione strutturale, che però vorrei ricordare a voi tutti non rientra negli obiettivi e nelle competenze della Protezione Civile. Ovviamente io l'ho detto anche nella mia recente audizione all'ottava della Camera che o questo Paese fa una scelta di priorità di messa in sicurezza del territorio o rischieremo magari fra qualche anno di aver azzerato il debito ma di avere un cadavere al posto di un Paese che può beneficiare della riduzione del debito stesso. Poi c'è l'altro tema che a me preoccupa di più anche perché investe direttamente la mia responsabilità, che è la prevenzione di Protezione Civile e sulla quale ovviamente noi non avremo risultati sotto il profilo della limitazione del danno, ma avremo la possibilità almeno di salvare vite umane. Oggi purtroppo i nostri territori che sono violati sotto il profilo di un uso non corretto del territorio stesso, che mancano di manutenzione ordinaria prima ancora di quella straordinaria, ma se a tutto questo noi ci aggiungiamo che ancora troppi comuni non hanno piani di emergenza, non hanno piani che prevedono i presidi territoriali, non hanno piani, preparano i cittadini alla gestione di eventi di questo genere, e noi conteremo solo morti. Conteremo solo morti. Magari si fanno tanti cittadini, l'esercitazione si fa in provincia di Salerno perché c'è un rischio concreto che possa verificarsi un episodio del genere o è una scelta legata ad altri motivi? È una scelta perché è un territorio che può essere soggetto a questo rischio. Peraltro, come abbiamo cercato di spiegare, i maremoti, per quanto non siano eventi frequenti, sono eventi che hanno caratterizzato il nostro paese. Ricordavo prima che ce ne sono stati 72 negli ultimi 2000 anni e anche questo territorio, come ricordava anche prima il sindaco, ha avuto la primazia. Questo non significa, vedete, io mi rendo conto che troppo spesso c'è una ricerca della rassicurazione, cioè la gente vuole essere rassicurata che l'evento non si verifichi e questo è il vero errore. Gli eventi possono verificarsi. La differenza la fa la capacità dei territori di essere pronti al verificarsi dell'evento. Se invece un po' fatalisticamente, perché vede, noi diciamo in Protezione Civile che il vero salto qualitativo in termini culturali di questo Paese è passare da una cultura del speriamo non accada a una cultura della consapevolezza. Poi che l'evento si realizzi o non si realizzi, è un po' come qualche tempo fa, rispondendo a domande di suoi colleghi, se avevamo previsto, è la stessa cosa che avviene guidando un'autovettura. Io quando mi metto alla guida dell'autovettura non è che immagino che la mia gomma si forerà, ma la mia gomma potrebbe forarsi. E allora dove sta la capacità e l'intelligenza di premunirmi rispetto all'evento che la gomma si fori? Quindi mi attrezzo mettendo la ruota di scorta. Ma quando mi metto alla guida dell'auto...